Buongiorno, bentornati al Caffè delle 10. Questa volta il caffè lo prendiamo in spiaggia con un ospite di eccezione, Pietro Paolo Virdis. Lo ricorderete tutti, è grande campione di calcio con il Milan, con la Juve, quindi un palmarès di tutto rispetto. Siamo qui collegati da Porto Alape, Marina di Tresuraghes, e salutiamo innanzitutto Flaminianaro che ci sta seguendo da Salisburgo, bellissima città. Ma incominciamo subito a dire che in questo momento Pietro Paolo Virdis ha, come dire, detto ciao al calcio per occuparsi invece di ristorazione, enologia ad alto livello con i prodotti della Sardegna a Milano. Questa è la mia grande passione. Quando io ho deciso di non continuare più col calcio, ho deciso insieme a mia moglie di perseguire questa attività, seguendo quelle che sono le nostre passioni. Io sono molto appassionato di enologia, vini e altro, mia moglie è una ottima cuoca e quindi abbiamo messo su questo locale a Milano. Benissimo. Adesso siamo in vacanza. Ma e quindi in vacanza, anzi con abitudini salutari, perché ogni mattina dovete sapere che appunto il nostro campione ospite oggi al Caffè delle 10 scende in spiaggia prestissimo alle 10, quando non c'è quasi nessuno, quindi in controtendenza con le ondate di gente che si manifestano a mezzogiorno. Ma ci vuoi raccontare in pillole un itinerario della Sardegna che tu suggeriresti per uscire un po' fuori dagli soliti schemi stereotipati? Sai, io vengo qui da diversi anni, questa è la mia zona, perché io sono di Sindia, pur essendo nato a Sassari, sono di un paesino qui tra Macomer e Bosa che si chiama Sindia. E quindi è il mare che io frequentavo da ragazzino e ci sono tornato con grande voglia. Devo dire che gli itinerari qui attorno sono diversi, sia marini, da Bosa salire fino ad Alghero, dove c'è un... Da Bosa ad Alghero c'è una strada fantastica, non ci sono costruzioni, si è mezza la natura. Panoramicissima. Tra l'altro, invece, parlando di enogastronomia, se volessimo trovare un percorso gourmet, dove suggeriresti di andare in zona? Ma io direi qui la zona della Malvasia di Bosa è fantastica, cioè, è un vino, è una nicchia. Ci sono pochi produttori, qualcuno se lo produce a casa, però è un vino fantastico che può accompagnare l'aperitivo, può andare sui cibi e finire col formaggio e col dolce, quindi è un vino completo. Quindi, ma lo potremmo abbinare anche al pecorino sardo e alla salsiccia tipica? Diamine, secondo me sì. Adesso hanno vinificato anche in secco, quindi sono dei produttori che l'hanno fatta anche per il pasto. Mentre quella la vecchia versione, sia secca che dolce, si è adatta bene a quello che hai detto, il formaggio. Stupendo, quindi insomma la Sardegna non è solo mondanità, non è solo, diciamo, movida, ma è anche cultura, itinerari enogastronomici e planargia, si può dire, questa zona anche un po' tutto da scoprire, perché forse è meno facilmente raggiungibile rispetto ad altre zone. Noi vi salutiamo da Porto Alape, mi raccomando, se volete rivedere Pietro Paolo Virdis all'opera, recatevi tutti a Milano a questo punto, e noi vi aspettiamo qui in Sardegna. A presto, ciao! Grazie, ciao! Ciao!